Test poco probante ma comunque utile per iniziare a prendere confidenza con il campo di Rivisondoli, dove i biancazzurri hanno superato una rappresentativa locale con il risultato di 8-1 nella prima uscita ufficiale della nuova stagione. Zdenek Zeman, un po' a sorpresa, ha inserito in distinta tutti i calciatori che facevano parte del Pescara della passata stagione, ad eccezione di Alessandro Polidori, che però in odore di cessione, del secondo portiere Vittorio Antonino. Per il resto spazio ai vari Fiorillo, Vitturini, Crescenzi, Coda, Fornasier, Koulibaly, Brugman, Benali, Pettinari, Mitriza, Biraghi, Zampano, Bruno Stendardo, Bovo e Milicevic per i nuovi allenamento in un campo adiacente, quello in cui si è giocata l'amichevole. Per la cronaca, Fiorillo e compagni si sono aggiudicati il match con il risultato di 8-1 grazie alle reti di Benali a segno con una tripletta, a Pettinari con una doppietta e grazie anche alle reti di Polidori, Brugman e Koulibaly. La prima gara della stagione si è giocata di fronte a 300 spettatori, fra cui una cinquantina di ultra arrivati a Rivisondoli con bandiere fumogeni al seguito. Dagli spalti qualche coro contro il presidente Daniele Sebastiani, esposto in tribuna anche uno striscione che recitava «Nulla è cambiato per chi ci ha disonorato». La prossima uscita dei biancazzurri è in programma martedì 18 luglio alle 17, sempre al campo comunale di Rivisondoli contro la Virtus Teramo. Tra i volti nuovi della prima uscita del Pescara contro il Rivisondoli, Alessandro Polidori, una partita comunque per prendere confidenza con il campo, com'è andata? Sì, stiamo lavorando molto, perciò queste partite servono per conoscerci tutti insieme e per mettere dentro qualcosa. Sei di passaggio qui a Rivisondoli oppure conti, speri di restare ovviamente per tutta la stagione? Vediamo, sono del Pescara, perciò è una bella piazza e spero di restare, vediamo come va questo ritiro. Radiomercato però parla di un interessamento di Provercelli, Teramo, diverse squadre, tu cosa sai, cosa ti ha detto il procuratore? Ma no, io penso adesso a prepararmi e fare la preparazione al meglio e poi si vedrà. Il patto con Zeman, Sandro, sto allenatore comunque carismatico. Sì, è un grande allenatore, si lavora tanto con lui, perciò dobbiamo stare a testa bassa e lavorare per preparare la stagione al meglio. È davvero dura la preparazione di Zeman? Sì, è una buona preparazione, forse è diversa da tanti altri, però si fa.